Che Natale è senza Star Wars ormai, signori miei, ben ritrovati sul canalissimo con Star Wars Battlefront 2, appunto, auguri, buone feste, buon Natale e quant'altro. Allora, signori, ho qualche dollarone, io direi che intanto cominciamo comprandoci una cassettina, anche due, dai. Oh, c'è del verde, vedo del verde, vai. Yoda, c'ho un Bask. E poi c'ho la pistola Stinger che è un duplicato. Bene, bene. E poi il tie-in Advanced di Darth Vader. Ok. A posto. Dammene subito un'altra, signori. Andiamo velocissimi. Dato che mi avete chiesto di farvi vedere un po' com'è la mia situazione. C'è un altro verde. Oddio, cosa è successo? Duplicato, madonna. Scoppio in aria, buono. Mi avete chiesto di dare un occhio alla mia situazione su Battlefront. Io ve l'ho detto, non sto giocando tantissimo il gioco, sinceramente non mi sta prendendo come il primo capitolo, anzi manco per il cavolo. Detto questo, le partitelle ci sono e questa è la mia situazione. Andiamo a vedere, intanto abbiamo sbloccato roba, siamo saliti di livello anche col pesante, forse anche con l'ufficiale, sì, infatti, cacchio. Specialista 21, ufficiale 19, che tra l'altro uso pochissimo, ma mettiamo un emote perché lo dobbiamo mettere, signori. Uso pochissimo, ma è davvero niente male. Le pistole a disposizione di questa classe sono forti, non poco. Mi dispiace, ci mettiamo? Sì, mi dispiace, mi piace molto. Ok. Non ho capito perché me le tolga, le avevo già messe anche per altri personaggi, ogni tanto me le togli, va bene. Comunque, quella che ho un po' più pompata, diciamo, è la classe dell'assalto, nella quale ho investito tutti i miei pezzi, le mie parti di creazione per appunto fare questa, survivalista, la rigenerazione della salute inizia prima del normale. Abbiamo anche il rafforzamento, che è la vecchia Batka, diciamo, molto più lenta della Batka, a dire la verità. Detonatore termico, c'è qualcos'altro che potremmo mettere al posto del detonatore? Il lanciacido. Il detonatore termico standard, vabbè, lo sappiamo. Questo com'è? I diffusori sparati a quest'arma sprigionano un potente gas. Danni prolungati. Ma sai che potrebbe non essere male? Lo proviamo quasi quasi. Il detonatore non mi dispiace, però nella modalità che andremo a provare magari... Ma perché no? Potrei anche potenziarlo, a dirvi la verità. Però tempo di ricarica 2 secondi in meno, vabbè. Ragazzi, le carte sono un po' bizzarre. Forse è meglio tenermi i soldi, arrivare ancora ai 480 e abbassare il tempo di ricarica di rafforzamento. Non lo so... Secondo me questo è un gioco dove conta tanto avere tanti HP e la possibilità di rigenerarli prima, e allo stesso tempo anche l'utilizzo di un'arma. Io questo non l'ho messo, perché continuo a rimetterlo? Tutte le volte che rientro in partita mi mette sto beccuccio del cacchio per fare i danni ai bot. Non lo voglio, e alle torrette, quella roba lì, non lo voglio. Per appunto avere... un'arma con danni veloci, rapidi e soprattutto per riportare il gioco un po' ai fasti di Battlefront 1, ho sbloccato questo con rinculo ridotto, da vicino, è un bel frullino, non è una brutta arma, penso che andremo a farci una partita con l'assalto, signori. Ok, signori, let's go, andiamo su camino con i cloni, bellissimi esteticamente. Andiamo su camino che sinceramente non ricordo che location sia, cioè come mappa. Cosa ci sia da fare, per appunto gioco pochissimo, prima sono entrato stava fi- ah, è questa non mi dispiace per l'assalto, potrebbe andare molto bene. Let's go. Ma non avevo messo, grazie. Ah, sono tutti disperati. Ma avevo messo il colpo acido? No. Si vede di no. Dobbiamo difendere, quindi è un po' più facile per chi difende di solito. E niente, prima vi stavo dicendo, sono entrato su Endor, stava finendo, cioè era già incominciata, eravamo con gli imperiali, ma orribile, non mi è piaciuta per nulla. Era forse la seconda volta che la facevo, quella mappa lì con
Cioè, guarda, presa per il culo dell'assalto ai camminatori del primo Battlefront. Cosa? C'è gente là, ci sono i robottini, ma la porta è chiusa. Ma qua non possiamo passare. No, zio, è inutile. È chiuso. Basta guardare la mappa in fondo, in basso a sinistra. Ecco, vedete che qua si può spammare male con questo fucilazzo. Perché a me piace, perché appunto mi ricorda un po'. Però sei una merda. Però sei una merda, perché dobbiamo scambiavare, maledetto. Sì, si può giocare un po' più alla Battlefront 1, diciamo. A parte il fatto che in sto gioco c'è il... la mira automatica che ti fa più danno che utile molto spesso. Ti sparando a uno, passa un altro, ti distoglie un sacco il mirino dal tuo bersaglio. Vabbè. C'ha di brutto questo fucile che ha una rosa stranissima, si allarga tanto, tanto. Ma magari col beccuccio è vero, magari fai meno danno. Perché? Magari fai meno danno, sì, però... Oddio, c'è un cecchino. Aia, 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 guarda che roba. Via. Batca. L'ho danneggiato malissimo anche con l'inclusore. Però forse sei un po' più preciso. Potrebbe essere non male come idea. Comunque non stiamo facendo nulla. Dobbiamo difendere, va bene, fin qua abbiamo capito. Ma a me piacerebbe anche incontrare non la solita massa di nemici, ma fare qualche uno contro uno. Su questo gioco è impossibile. È impossibile. C'è solo la mucchiata, guarda, vedi? È sempre così. Ecco, li rotola. Io gli faccio così, muori. Godo. Perché è potenziato, l'implosore potenziato è potentissimo. Volevo provare quel cannone acido che secondo me male non farà. Per quanto riguarda me stesso. Spero che faccia male ai nemici, ma dovrebbe, sai. C'è Johnny Camperini, ce li abbiamo dietro, ragazzi, ce li abbiamo dietro. Dietro e di lato. Andiamo con l'ufficiale, madonna. Da. Cioè, guarda che roba. Non si riesce a giocare, non si riesce a fare un cazzo. Sì, vabbè, adesso sono in 1000. Guarda. Ci siamo ammazzati insieme ancora, ancora. Io adesso mi prendo lui un attimo perché comunque per me il migliore in una modalità del genere rimane sempre il pesante che non ho mandato avanti, però ha più HP e con l'arma giusta secondo me può veramente far male. C'è poco da fare, metti la torretta. Ma facciamo così, mettiamo questo. A spammare. Però se dall'altra parte hai 50 nemici, tu sei in due. Adesso mi prendo mio cugino. Volevo tenermi i punti anche per andare con un eroe, ma ragazzi, io veramente assalto galattico, secondo me confronto assalto ai camminatori è un passo indietro con quel time to kill qui troppo alto. E per delle modalità dove ci si concentra tutti in 20 metri quadri, ammazzi uno e l'altro dietro ti fa manza. Venite giù. Si apre, grazie che si è aperto, mamma mia. Godi lì. No, godi. Vabbè, ma guarda, bisogna fare i bastardi perché sennò... Cioè, se vuoi giocare... Oddio, la Dioxis. Vedi che fa male, Cristo. Dolore. Se giochi da persona normale, bestemmi. Qua siamo chiusissimi. Mamma mia, che brutto punto. Aspetta un attimo. Boh. Allora, faccio un pezzo di merda. Attenzione! Leader nemico in campo! Quanto ci mette a ricaricarsi sto robo? Dai! Leader nemico, apri. Non si può aprire. Non possiamo aprire noi. Vieni giù. Questo è il genio. Questo è il genio veramente. Del 2018 ormai. Vieni, vieni. Corrono tantissimo. Cosa?
la Repubblica in arrivo. Il nemico batte in ritirata. Non so cosa dire. Ce ne vediamo un'altra. Ecco. È brutta Salto Galattico. Se c'è troppo sbilanciamento tra le squadre, finisce subito. Cristo santo. Salto ai camminatori era 20 volte più bella. Madonna. Niente, andiamocene a fare un'altra. Oh, finalmente ho sbloccato un'arma per il pesante. Mi piacerebbe metterlo, però. Però. Boh. Eravamo anche in meno, scusami. Vabbè. Eravamo anche in meno. Ok. 235 crediti. Serie di 7. Divertente, mi sto divertendo. Sono più nei menu che in partita. Signori, andiamo su Tatooine e proviamo questa, perché veramente l'altra è anche in attacco, è durata 2 minuti, ma uguale identico, anche se prima avevamo vinto. Non è grazie al fatto che eravamo forti noi, era grazie al fatto che chi difende è in vantaggio a prescindere, in una mappa di merda 3 volte tanto. E infatti la partita dopo è finita dopo 30 secondi, perché i nostri sono morti tutti, perché erano capaci solo di star fermi. Riprendiamo l'assalto, questa l'ha tolta, benissimo. Bellissima anche la cosa che abbiamo sbloccato un'arma, non posso metterla su perché devo andare a riscuotere dal Cristo Re. Vabbè, no, niente, io ragazzi non riscuoto. Posizioni difensive. L'audio, l'impero, okay. Ha saputo della nostra cellula a Mos Eisley. Dobbiamo respingere gli assaltatori mentre prepariamo l'evacuazione. Bella, molto da vedere. I nostri compagni. Sinceramente non l'ho mai giocato in assalto galattico, questo secondo me. Guarda che fico! E attenzione ai civili. Questa è pur sempre casa loro. Io li ammazzo. Casa loro, io gli sparo. Questa è casa loro, ma a noi non interessa. Questa è un po' urbana, secondo me quell'assalto potrebbe essere sicuramente meglio, però l'importante è che non ci siano le puttane. Lasciala! Ma che fai? Ammazzi il mega ramarro, guarda. Oddio, che occhio. Ah no, non è l'occhio, è il paraocchio. Allora ci sta. No, qua è chiuso, io non so dove cavolo devo andare. Qua è chiusa la mappa, va bene. L'importante è conoscere. Oddio, ci posso salire in cima? Povero, scusami. Vediamo com'è. Qua sono già dei camperoni. Lancio! Questa tanto per aggradire la buttiamo là. Dobbiamo difendere. La taverna è sotto attacco. Sì, ma vedi, sono tutte così. Che palle, che palle. Siamo tutti fermi sempre. Ogni cazzo di modalità. Niente, non è arrivato un colpo. Che fucile. Merda. Porco cane. Oh, ma è diventato più su. L'hanno nerfato quel fucile qua? L'ultima volta che ho giocato io. No. Mi spiace, ma. Cecchino. Lancio! Proviamo. Dove è andata? Era buona, ma non c'era nessuno. Ci abbiamo dietro improvvisamente, ma io mi sposto perché non voglio neanche fare il figlio della zoppa. Della zoppa. Sì, vabbè, ma ci metto d'oro tra la gente. Ok, che non conosco le location, però. Aia. Ma no, non ci voglio credere. Non ci voglio credere che in tutto questo mi abbia ucciso un Tai. Non ci voglio credere, giuro. Andiamo! Mamma mia. Mamma mia. Dai, fammi rientrare. Ma che cosa cacchio stai aspettando? Ciao, droide. Tu, mamma. Quanto mi sono divertito l'altra sera. Quanto mi sono divertito. Sono tornato su corsa ai droidi, che c'era patello di gente. Anche se non c'avevo più la mano. Conteso. Mori. Granata. Faccio il giro di qua. Merda. Batca, batca. Boh. Ma porca troia, ma non muore.
Cioè, non muore, non lo prende. Sto ca... No. Muori, va. Giorgio. Occhio, è dentro. Occhio, dentro, che c'è Camperino. Nonna. Non ho abilità, non ho nulla. Ci tiro dentro una bomba adesso. Granata! Proviamo. Forse riusciamo a ripulire. Cazzo! Seguitemi! No, beh, veramente sto scattergun, vaffanculo. Le difese del deposito rottami stanno per cedere. Orribile, mamma mia. Perché posso prendere... Adesso mi prendo un attimo il pesante, scusatemi, perché... Continuo a pensare che... Queste modalità del Menga... Cioè, su eliminazione no, perché comunque non ti trovi le mucchiate selvagge. Riesce a essere ugualmente più equilibrata e tattica. Stiamo perdendo, nessuno sta andando. Madonna. Il deposito d'ottami è perduto, ma non avranno la taverna. Niente. Due ore a uccidere una persona, due cazzo di ore. La tipa me l'hanno nerfata, non la voglio prendere. Stiamo con l'assalto, ho detto che lo volevo utilizzare. Allora, la carta viola effettivamente sicuramente aiuta, perché il 40%, diciamo che se la ricarica della vita, facciamo un esempio, ci mette 10 secondi ad iniziare, con questa carta ce ne mette 6, quindi è molto buona come cosa. Ok. Questo è dei miei, cazzo. I vestiti uguali, gli ufficiali... Faccio fatica. Questo... Entro in azione! Dove l'altro? Guarda che... Che merda, sto scattergun non passa neanche gli scudi! Stardo. No, non ci provare tu col bombardiere, sai? Che rabbia. Devo da vedere... Fa paura questa tattoo. Vabbè. Granata! Il fabinetto. Ma non ho visto l'altro. Ma dov'è? Ma sul tetto, madonna. Dammi un eroe, dammi qualcosa. Aspetto ancora un po', poi prendo. Low fin. Fine forti. No, ma ormai mo, abbiamo. Non so, è finita. Come sta finendo, sai? Boh. Abbiamo 9 nemici da battere, non lo so. Oddio, sei grosso. Ma porca puttana, appena arrivo io deve esserci il mondo. Non vedo più un cazzo. Non vedo più niente, niente. Mi finisce la partita così, oh. Mentre non vedo le cose. Una granata! Giocatore danneggiato, ma che cazzo vuol dire? Oddio, è arrivato il robogallina addirittura, supplementare. Via. Ho appena saputo che un nostro agente è venuto ad aiutarci. Guarda che schifo, non becca niente! Cosa che odio veramente tanto, il non poter sparare mentre rotoli, che è una roba. Granata! Veramente una roba assurda. No, robo gallina, aiuto, mollalo. La gallinata. Via, 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 che c'è la gallinata, la capponata di Natale. Via, via, madonna. Non capisco nulla, chi è che... No, ma che sfiga! Che sfiga. Insopportabile, davvero, insopportabile. Adesso mi prendo il nipote di Ciubecca. Ma è finita, è finita. Finita. Abbiamo vinto, abbiamo perso, non lo so. Non si capisce, abbiamo vinto così. Pronti al decollo. Bella partita. Ah, sì. Ciò che abbiamo fatto per loro. Ma io credo che... bellissimo, vabbè, scena qua spettacolare.
Io credo che vedremo il prossimo salto galattico sulla mappa nuova che ha messo, perché appunto da vedere è stupenda. E poi non ci giocherò mai più nella vita. Questo qua è diventato il nuovo caccia all'eroe per me. È proprio una roba... Boh, non mi piace. Non mi piace mai, mai nella vita. Riesco solo a mandar giù l'eliminazione. Ogni tanto quell'altra lì che cacchio è, che non mi ricordo come si chiama. E i caccia... E... magari ero contro malvagi, me ne faccio un paio, mi sono già rotto le palle, però vabbè. Niente signori, noi ci vediamo alla prossima. Che dire e che fare.